Salve, per il nostro terzo incontro abbiamo pensato di creare delle decorazioni da realizzare insieme ai bambini. Un esempio è dato da questo tipo di decorazione che abbiamo fatto io e Teresa insieme ai bambini della scuola, della terza B della scuola elementare Don Milani di Torre del Greco. Per questo progetto occorrono delle forbici, del filo di nylon, un cutter, Funzione. un punzone. Poi ci occorre della colla a caldo e una pistola termica. In più ci occorrono delle bottiglie del latte, una grande e una bottiglina piccola, che può essere anche quella dell'acqua, scusate. La decorazione consiste nel creare una pallina interna verde più piccola e inglobarla in una pallina bianca più grande. Per creare la prima pallina bianca, ossia la pallina più grande, dobbiamo usare della bottiglia del latte, la parte centrale. Come vedete è già marcata, diciamo che già sono presenti questi cerchi che ci aiuteranno a realizzare più velocemente la palla. Per prima cosa bisogna separare il fondo della bottiglia dal resto della bottiglia stessa, in questo modo. In questo modo. Il fondo servirà poi per ottenere questa stellina. Continuiamo a tagliare la bottiglia. Ecco qui. In questo modo, dopodiché incideremo lungo questi solchi. Mentre Teresa incomincia a tagliare i cerchi, io effettuo la stessa operazione sulla bottiglia verde. Guardate, abbiamo recuperato il fondo sempre per la stellina. Effettuata questa operazione, dobbiamo praticare dei fori al centro di questi cerchi, 1, 2 e 3, e fare degli altri fori dalla parte opposta, nella stessa posizione. Devono essere paralleli i fori, quindi 1, 2 e 3. Dopodiché andiamo a tagliare i cerchi. Alla fine del taglio otterremo questi tre piccoli cerchi, 1, 2 e 3 verdi e questi tre cerchi 1, 2 e 3 bianchi della bottiglia bianca più grande. Prendiamo un filo di nylon della misura di mezzo metro, sarà 40 centimetri così. Incominciamo dalla realizzazione della prima pallina, ossia la pallina esterna. Dobbiamo iniziare con il filo di nylon, deve attraversare il buco che abbiamo fatto, il foro che abbiamo fatto precedentemente. Quindi entra il primo cerchio, entra il secondo cerchio, guardate bene, sempre dal basso. Quindi entra il secondo cerchio Dall'esterno. ed entra il terzo cerchio. Con un po' di pazienza, ecco qui. Dopo aver effettuato questa operazione, dobbiamo ricominciare con i cerchietti più piccoli. Quindi entra il primo cerchio verde. Grazie. Il secondo cerchio verde ed il terzo cerchio. Oppla! Dopo aver infilato tutti i cerchi, dobbiamo ripartire dall'ultimo cerchio, però facendo entrare la lenza dall'interno. Quindi l'ultimo diventa il primo
Poi c'è il secondo che resta il secondo. Ecco qui. E poi c'è il terzo cerchio che sarebbe il primo della pallina verde. Devono andare in questa successione perché altrimenti la pallina non si forma. Lo stesso modo facciamo con i cerchietti bianchi. Quindi l'ultimo, Teresa, questo. Quindi l'ultimo diventa il primo. Il secondo resta il secondo. Un attimo qui. Ecco qui. E il terzo. Il primo comunque diventa il terzo. Ora, tirando, guardate, la pallina verde è inglobata nella pallina bianca. Dopo facciamo un nodino per non far scappare ulteriormente i cerchietti. Per realizzare le palline, ovviamente, tenendo conto che il cutter è chiaro, lo useranno gli adulti, usando le forbici con la punta tonda possiamo far tagliare ai bambini le bottigline. Adesso volevamo farvi vedere, diciamo, sulla struttura semplice della pallina anche delle decorazioni che si possono, diciamo, creare in maniera più complessa. Queste sono tutte cose che voi potete recuperare in casa da collane rotte, da fili, diciamo, di bigiotteria che non avete più utilizzato perché magari non vi occorre. E quindi ovviamente vedete che si possono abbellire, si possono decorare in tanti modi. Abbiamo questa che può essere Questa qui appoggiata sia semplice. sull'albero. Questa è invece estremamente Semplice. semplice e quindi, come vedete, le possibilità di realizzare le palline sono veramente, veramente tante. Adesso andremo a realizzare la seconda parte della decorazione con il fondo della bottiglia. Allora, il fondo della bottiglia bianca va tagliato, adesso Teresa vi fa vedere come. In tante striscioline. Ovviamente tagliando questa bottiglia che è trasparente verrà la stella La stellina. trasparente, però se utilizzate bottiglie colorate, come per esempio Come quelle questa. dell'aranciata, vedete, verrà arancione, insomma, quindi potete anche giocare su diversi tipi di bottiglie che per creare diverse tonalità e diversi colori. Quindi, seguendo il taglio come fa Teresa, otterremo questo tipo di risultato. Guardate. La stessa cosa si fa con la bottiglina, con il fondo della bottiglina verde. E beh, verrà in questo modo qui. Guardate. Con l'aiuto della pistola termica, che è uno strumento che serve per riscaldare la plastica e ottenere questo tipo di effetto, andremo a riscaldare il fondo che abbiamo tagliato in questo modo. Vedete? L'effetto finale è questo. Effettueremo la stessa operazione con il fondo della bottiglina verde. Ed ecco il risultato finale. Queste forme che voi vedete possono essere utilizzate anche da sole già come decorazione, nel senso che le potete sia appendere sull'albero di Natale oppure insomma come decorazioni legate a un filo trasparente, ma le potete anche sovrapporre per dare un effetto, vedete, un po' diverso, colorato. Dopo aver realizzato questa stellina, praticheremo dei fori, uno sopra e uno sotto, per poter permettere alla lenza di entrare in questo modo.
attaccheremo la stellina verde su quella bianca. Dopo aver incollato il fiore, abbiamo infilato la lenza, il filo di lenza, nei forellini che abbiamo precedentemente praticato, e questo è il risultato finale. Ci sono anche delle varianti. Io qui ho usato delle bottiglie bianche e delle bottiglie blé. La palla interna è bianca e quella esterna è blé, e così anche i fiori, ho alternato i colori. Adesso invece realizzeremo questa decorazione, che è estremamente semplice, e la faremo sempre utilizzando questa bottiglia che abbiamo visto già l'altra volta, utilizzata per la ghirlanda, questo per il portatovagliole. Adesso utilizzeremo il fondo per fare la decorazione. Ne tagliamo due, perché così vediamo la doppia versione del fiorellino e della stella. Allora, se vogliamo realizzare la stella, basta semplicemente tagliare nel solco del fondo della bottiglia con le forbici in questo modo. Questa è una cosa semplice, hanno fatto anche i bambini, eh? Sono stati bravissimi. Poi si tratta semplicemente di ripiegare a triangolo la punta del fondo, in questo modo, ripiegata verso l'interno. Ed ecco qua, creata la stellina, che può essere tranquillamente una decorazione per l'albero. Basta fare in un angolo un buco con il punzone, infilare il filo di nylon in questo modo. Ed abbiamo realizzato la decorazione per l'albero.